Questa settimana vedremo insieme, in base alla nostra esperienza, 7 cose che potrebbero essere dimenticate il giorno del tuo matrimonio, o meglio, che tu stessa potrai dimenticare quel giorno. Pianificare un matrimonio da soli può essere fattibile, ma faticoso, ed è fondamentale chiedere aiuto a persone affidabili per godersi pienamente quel giorno. Perché non dovete dimenticare che prima di tutto è la vostra festa. Pertanto, la prima regola che dovete rispettare per trascorrerlo senza stress è delegare il delegabile. Una delle prime cose da fare, quindi, è quella di stendere una lista delle persone papabili. Infatti, per far sì che nessuno viva con ansia questa mansione, non dovrete scegliere una sola persona, ma una per ognuno dei punti che andremo ad affrontare in questa rubrica. Ma andiamo in ordine, seguendo proprio la sequenza di quel giorno. In una commedia all'americana, la classica scena del testimone che dimentica gli anelli è sicuramente esilarante. In un film. Ma nella realtà? Sappi che il rischio di ritrovarsi all'altare senza anelli il giorno del matrimonio è molto più alto di quanto si pensi. Perché? Perché magari pensavi di ricordartelo tu. Ma certo che con l'agitazione di quel giorno e le mille cose che ci sono da fare a cui pensare, qualcosa può sempre sfuggire. Un consiglio? Delega una persona fidata consegnandole le fedi almeno il giorno prima e obbligala magari a mettere un promemoria sul proprio telefono che possa ricordarglielo almeno un'ora prima della cerimonia. In questo modo, qualora la stesse dimenticando, avrebbe il tempo utile per porre rimedio a questo errore. Non basta scegliere il bouquet giusto per te, quello che ti ha fatto innamorare o quello più adatto al tuo look e allo stile del tuo matrimonio. Bisogna anche ricordarsi di prenderlo il giorno del matrimonio. Eh già, sono tante le spose che, prese dalla fretta di quel giorno, dopo averlo utilizzato per lo shooting e riposto poi in frigo perché non appassisca, lo dimentichino a casa. Capita! In questo caso è un po' più complicato incaricare qualcuno, specialmente se le tue tradizioni non prevedono il rinfresco a casa prima della cerimonia. Per cui i pochi parenti e amici che saranno a casa con te correranno in chiesa prima di te, perché dovranno trovare parcheggio e aspettarti poi dentro la chiesa. Ecco il consiglio. Se l'autista che ti porterà alla cerimonia è di famiglia o un amico, puoi responsabilizzare lui, non lo dimenticherà. Se invece hai noleggiato un'auto e la guiderà un autista sconosciuto, la cosa più semplice è mettere un bigliettino sullo specchio prima di uscire di casa, dove sicuramente ti darai un ultimo sguardo. E il gioco è fatto. Ricorda, indispensabile per quel giorno è il kit di sopravvivenza. Innanzitutto devi entrare nell'ottica che il kit devi prepararlo almeno qualche giorno prima e dovrà contenere i seguenti attrezzi: salviettine umidificate, rossetto e specchietto, qualche molletta per i capelli, spray per gli insetti, un piccolo kit di cucito, un paio di salvatacco, cerottini antivescica per i piedi e le immancabili ballerine. Dal più indispensabile a quello meno, questi sono alcuni oggetti che quel giorno, in caso di emergenza, ti potranno servire e che dovrai portare sempre con te. Ma certo, non è che la sposa, insieme al bouquet, può portarsi dietro un'ulteriore pochette che, parliamoci chiaro, siamo comunque nella speranza che non ti debba servire. Però fidati, meglio averla che non averla. Come fare quindi? Mettilo in macchina fin dal mattino. E incarica una tua cara amica che, quando arriverete dallo shooting degli sposi in location, si assuma il compito di prelevarlo dalla macchina e tenerlo con sé il restante tempo della giornata. Problema risolto. Il giorno del matrimonio passa in un attimo. Vorresti fermare tutti i ricordi, ma spesso ti sfuggono fra le dita. Per fortuna ci sono le fotografie e il video che ti riporteranno alla mente momenti stupendi vissuti. Devi tenere presente però che durante gli incontri preliminari noi fotografi e videomaker impareremo a conoscere voi, ma non i 100 ospiti che vi circonderanno quel giorno. Sarà dunque fondamentale prepararci in anticipo e che quel giorno ci presentiate i parenti e amici che dovranno esserci in molti scatti da immortalare. Tanti sono gli sposi che, presi dal fatto che vogliono il servizio reportage dopo il matrimonio, non si ritrovano le foto con tutti i parenti che volevano. Il reportage sì, ma ci vuole anche una scaletta ben definita da rispettare quel giorno, che dovrà essere stesa qualche giorno prima dell'evento insieme ai professionisti. Affidati ai professionisti, li hai scelti per questo. Capita a tutti i matrimoni che qualcuno debba andare via prima del taglio della torta. Ebbene, se hai previsto la consegna delle bomboniere a fine festa, ci sono altissime probabilità che a quelle persone ti dimenticherai di farlo. Perché prima della torta ancora non sarai focalizzata sui saluti finali, per cui
cui li abbraccerai, li ringrazierai tanto e li farai andare via a mani vuote. In questo caso direi che non è facile trovare un trucco per ricordartelo in tempo, ma quando inizierai a consegnare le bomboniere dopo la torta, sicuramente lì ti verrà in mente. È in quel momento che dovrai mettere da parte le bomboniere per chi è già andato via, in modo da fargliele avere nei giorni a venire. Oppure gioca d'anticipo. Comunica a chi sarà incaricato di sistemare le bomboniere di tenerne una decina da parte. In questo caso, in qualsiasi stato in cui arriverai alla fine della festa, avrai già le spalle coperte. Non si sa perché, ma le bomboniere spariscono sempre misteriosamente. Un po' di self-service degli invitati, un po' di generosità delle mamme che, salutando i parenti, consegnano le bomboniere per tutti i cugini che non sono venuti. Alla fine ti sembrerà di non avere fatto i calcoli giusti. Ultimo, ma non per importanza, è un consiglio dedicato solo a voi sposi. Un must do che sembra scontato, ma che in realtà è bene ricordarvelo. Dovete anche mangiare. Durante tutti i festeggiamenti e i brindisi della giornata, rimanere a stomaco vuoto non è assolutamente salutare. Rischierete di arrivare alla fine della festa in condizioni poco eleganti. Incaricate il maître o qualche amica di portarvi ogni tanto, ovunque siate, un piattino di cibo. E dopo il matrimonio? Il giorno del matrimonio sarà indimenticabile per te, ma anche per i tuoi ospiti. Ma se hai piacere che venga ricordato come un matrimonio con la M maiuscola, c'è ancora un consiglio che voglio darti. Ringrazia i tuoi ospiti, anche dopo un mese, dopo il viaggio di nozze, senza fretta. Prepara dei bigliettini con un pensiero per ogni famiglia, ringraziandola per aver partecipato alla vostra gioia. È un grazie che fa davvero la differenza e rende felice chi lo riceve. Se vuoi rimanere aggiornata, iscriviti al canale e seguici per altri consigli. Ciao!